back in ETV. Occhiali da sole oggi per Balconi TV Trieste. Io sono Ricky e sono qui con i The Ananas and Bananas con il loro pezzo The Mummies. Spazio qui tra i due, Andrea, e parlo con il mio Andrea di destra. Andrea di destra. Andrea, raccontami un po' come nasce questo gruppo, questi The Ananas and Bananas. The Ananas and Bananas nascono come, diciamo che siamo un gruppo di ragazzi che ci conoscevamo già da tanto tempo, abbiamo iniziato a suonare così anche a caso, giusto per fare qualcosa. E pian piano la cosa sta diventando, non dico seria perché è una parola grossa, ma semiseria, dai. Ci divertiamo in maniera più professionista, non so come dire. Professionale. E avete, insomma, state scrivendo e registrando, ma più scrivendo. Esatto. Diciamo. Sì, diciamo che abbiamo abbastanza pezzi nostri. Come registrazione abbiamo appena fatto uscire un nostro primo singolo, un demo, diciamo,
lo potete trovare su internet, sulla nostra pagina Facebook, dove facciamo anche un po' di pubblicità. Bravo, è giusto così. Ecco, così. Adesso abbiamo altri due pezzi che presto speriamo di riuscire a far uscire anche in bene. Su internet sempre. Bene, e anche come genere, come influencer, perché qui almeno a Trieste è abbastanza fresh, però in realtà io non so se avete già sentito qualcosa di questo tipo. Io non ne ho sentito di questo tipo qui a Trieste, ma il vostro genere e le vostre influenze vorrei sapere. Ma definire un genere è un po' difficile, diciamo che comunque siamo influenzati da tutta la scena garage in generale, diciamo, sia dagli anni 60, anche influenze punk anni 80, comunque anche il punk in generale, magari punk 77, eccetera. Beh, benissimo, un grazie ai The Ananas and Bananas e speriamo di risentirli molto presto. Un grande in bocca al lupo da Ricky, dai The Ananas and Bananas e dal castello di Miramare qui dietro di noi. Ciao a tutti, viva! Back in ETV.